pubblicata per la prima volta nel 1912 da Breitkopf und Härtel a cura di Bernhard Friedrich Richter, questa raccolta dei corali di Johann Sebastian Bach, impaginati su rigo per pianoforte, è diventata un classico delle edizioni musicali, ancora oggi continuamente ristampata, sostanzialmente senza modifiche particolari rispetto alla prima edizione. Questa collezione contiene tutti i corali con o senza gli strumenti obbligati, esattamente come si possono trovare nell'edizione della Bachgesellschaft. Sono stati esclusi solamente i corali figurati e quelli che contengono grandi interludi strumentali. L'unico corale figurato contenuto nella collezione, il numero 199, è stato incluso perché appartiene all'insieme dei corali basati sul mottetto Jesu meine Freude. Similmente, il numero 259 è stato inserito nonostante i suoi piccoli interludi strumentali, a motivo della sua versatilità. I corali sono stati catalogati in ordine alfabetico a seconda del titolo originario della melodia e non in base al testo del corale stesso. Ciò significa che per ogni melodia avremo un solo titolo sotto i quali vengono elencati tutti i corali ad essa collegati, a differenza di quanto accade in altre edizioni, dove i corali con una stessa melodia si trovano in ordine sparso, a causa del diverso titolo suggerito dal testo. Le fonti principali della maggior parte dei corali, 204, sono le cantate, gli oratori, le passioni e i mottetti di Bach. I restanti 185 sono tratti invece dall'edizione degli inni per coro a quattro voci che il figlio Carl Philipp Emanuel raccolse negli anni 1784-87, in seguito pubblicati insieme nel volume 39 della Bach-Ausgabe. Raccolta che rende accessibili a tutti i musicisti le grandi pagine corali di Bach. Grazie alla sua impaginazione per strumento a tastiera, essa si rivelerà uno strumento utile per tutti coloro che si accostano allo studio e all'analisi di queste piccole ma fondamentali composizioni, che hanno cambiato per sempre il corso della storia musicale.